Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi vi mostro come realizzare questo trucco di ispirazione anni 60 che è stato indossato anche dalla cantante Adele sui toni pastello con questo bel ombretto rosa e queste labbra anche rosa pastello. La modella è stata mia sorella nel periodo natalizio e spero vi piaccia come sempre. Vi lascio al tutorial. Inizio applicando come base ombretto il primer della Too Faced Shadow Insurance e lo applico direttamente con i polpastrelli. Adesso prendo una matita bianca per occhi, questa è della MAC nel colore Fascinating, e la stendo sulla palpebra mobile per rendere l'ombretto più brillante e intenso. Nella mia palette di ombretti vado a prendere questo ombretto rosa matto e lo stendo sulle palpebre mobili, in più strati, così da rendere il colore ancora più intenso. Dopo aver applicato l'ombretto sulle palpebre mobili, vado a prendere questo ombretto dalla stessa palette di un color mattone chiaro, con un pennello morbido da sfumatura e inizio a dare forma alla piega dell'occhio. E rimuovo l'eccesso su un fazzoletto e uso lo stesso pennello per sfumare il tutto verso l'alto. Questa volta prendo un ombretto marrone scuro, sempre opaco, dalla stessa palette di ombretti e lo applico con un pennello a penna verso la fine della piega dell'occhio, mantenendo una forma a V, e utilizzo il pennello da sfumatura utilizzato precedentemente per sfumare il colore insieme al resto dell'ombretto. Per dare maggiore intensità allo sguardo applico lo stesso marrone scuro anche al di sotto dell'occhio e utilizzo questo ombretto della MAC nel colore vaniglia come illuminante sotto l'arcata sopraccigliare e lo sto applicando con un pennello della Real Techniques, il Base Shadow Brush. Per dare forma alle sopracciglia le pettino all'insù e utilizzo questo kit della Slick Makeup nel colore Dark, quindi vado a dare forma con la parte in crema e poi fisso il tutto con la parte in polvere. Piego le ciglia con un piegaciglia della Shuemura e dato che mia sorella ha le ciglia molto dure tendenti verso il basso, ho riscaldato precedentemente il piegaciglia con un phon e state molto attenti a non bruciare la palpebra del cliente o della persona che truccate. Adesso vado ad applicare l'eyeliner, questo è un eyeliner della Maybelline in gel nero e un pennello sottile d'eyeliner. Quindi inizio dalla parte interna dell'occhio, tracciando una linea verso l'esterno. E una volta arrivato nell'angolo esterno dell'occhio, traccio questa linea verso l'alto e la riporto, la unisco con il resto dell'eyeliner
quindi è come se formassi un triangolo, ecco qui vedete, e lo vado a colorare. Dopo averlo colorato vado a definire bene i bordi dell'eyeliner in modo da averli ben precisi e netti. Se fate qualche errore, applicate un po' di crema idratante su un cotton fioc e andate a definire bene la parte esterna dell'eyeliner. Potete anche aiutarvi con la punta del vostro pennello. E adesso vado ad applicare un eyeliner della Essence liquido al di sopra di quello in gel per rendere il colore ancora più intenso nero e anche per definire meglio i bordi dell'eyeliner. Applico uno strato di mascara sulle ciglia superiori e inferiori. E vado ad applicare delle ciglia finte della Amazing Shine con della colla Duo Glue. Vado ad applicare un correttore sotto gli occhi e sto applicando lo Studio Finish della MAC nel numero NC20, quindi lo stendo ben bene con un pennello soffice, la sfumatura, e lo vado ad applicare anche sulle leggere imperfezioni e discromie del viso. È arrivato il momento del fondotinta e vado a fare un mix del L'Oreal True Match nel colore beige più la BB Cream nel colore chiaro della L'Oreal per dare questo effetto molto leggero e luminoso al viso. Potete già vedere l'effetto luminoso del fondotinta mischiato alla BB Cream, quindi lo stendo bene sul viso e faccio attenzione a sfumarlo anche sul collo. Per fissare la base vado ad applicare la cipria in polvere della Ben Nye nel colore banana. Per riscaldare un po' il tono del viso vado ad applicare una terra della Bourjois con un pennello angolato da contouring, quindi la applico sulla parte alta delle guance sfumandola verso le orecchie e anche al di sotto della mandibola. Un po'
sulle tempie e sulla fronte. E anche ai contorni del naso per assottigliarlo leggermente. Come blush vado ad applicare questo rosa nel colore Dusty Pink della Benai e lo sfumo ben bene nella parte centrale delle guance sfumandolo verso l'alto. Come rossetto vado ad applicare questo dalla mia palette di rossetti Kryolan nel numero LC201, che è un bellissimo rosa matto adatto per quei look molto leggeri e soprattutto per i look anni 60. Quindi questa era mia sorella prima e dopo la trasformazione. Come sempre spero che il video vi sia piaciuto, se così mostratemi il vostro apprezzamento e mi farebbe immenso piacere se poteste condividere i miei video sui vostri social media così da potermi aiutare a crescere e a farmi conoscere. Grazie, alla prossima, ciao!